Salve ragazzi, sono Dave, bentornati su Gentleman Gaming. Questo video marca il debutto sul canale di una classe finora mai trattata e mi auguro, vista la sorprendente ed inattesa dose di divertimento provata nel registrare e testare il materiale, che possa entrare stabilmente nella programmazione. Cominciando da oggi, analizzeremo le build per Barbaro che al momento ricoprono posizioni di prestigio nella ladder. In un secondo momento, in base alla ricezione e al feedback positivo dei video, potremo approfondire il discorso esaminando configurazioni idonee ad altre tipologie di gioco, come speed farm e incarichi. Nel video odierno vi parlerò di una delle possibili varianti incentrate sul set del Re Immortale e sulla skill Scossa Sismica, da me denominata appunto Permafrost Slam. L'attacco primario che caratterizza la build è appunto Scossa Sismica, con la runa Permafrost. Al costo di 30 furia percuote il terreno, creando un velo ghiacciato che infligge il 755% dei danni dell'arma come danni da freddo, e raggela i nemici, riducendone la velocità di movimento del 60% per un secondo. La scelta dell'attacco generatore di risorse ha ben due candidati equamente efficienti: carica furiosa con la runa Assalto Spietato. Il barbaro si scaglia in avanti respingendo i nemici e infliggendo il 600% di danni dell'arma ai nemici sulla traiettoria. Riduce il tempo di ricarica di 2 secondi per ogni nemico colpito. Questo effetto può ridurre il tempo di ricarica fino a 10 secondi. E il lancio dell'arma, con la runa Martello da lancio. Scaglia un martello contro un nemico, infliggendo il 275% dei danni dell'arma, con una probabilità del 40% di stordirlo per un secondo. Questo setup genera una quantità enorme di furia, quindi lo scopo della skill primaria non è tanto rimpinguare la nostra risorsa, quanto piuttosto mantenere attivo il bonus dell'anello Focus, che come sapete incrementa il danno del 50% per 5 secondi dopo l'utilizzo di una skill che genera risorse. Carica Furiosa ha un cooldown di 10 secondi, che può essere facilmente decurtato impattando corposi gruppi di nemici. Considerata la densità di avversari nei varchi maggiori, non dovrebbe essere difficile ottimizzare le tempistiche della skill al fine di avere sempre attivo il bonus. Tuttavia, anche lancio dell'arma risulta un'opzione validissima. Essendo Scossa Sismica una skill che colpisce anche a media-corta distanza, in un cono di fronte all'eroe. È logico quindi dedurre che precedere l'attacco con lancio del martello causerà una reazione a catena di ottime sinergie. In primis attivare Focus, e al tempo stesso, in caso procasse il 40% di stun, attivare il bonus al danno della gemma leggendaria Rovina dei Prigionieri. La terza skill è Grido di Guerra con la runa Saggezza del Veterano. Un grido di battaglia che aumenta del 20% l'armatura del barbaro e dei suoi alleati entro 100 metri, per 60 secondi. Aumenta del 30% la probabilità di schivata finché il grido di guerra è attivo. La quarta skill è Ira Bellicosa con la runa Eccidio. Attiva uno stato di ira che aumenta del 10% i danni inflitti e del 3% la probabilità di colpo critico. Dura 120 secondi. I colpi critici causano un'esplosione di sangue che infligge ai nemici circostanti il 20% dei danni inflitti al bersaglio. La quinta skill è Collera del Berserker con la runa Follia. Il barbaro entra in uno stato d'ira che ne aumenta diverse caratteristiche per 20 secondi: probabilità di colpo critico più 10%, velocità d'attacco più 25%, probabilità di schivata più 20%, velocità di movimento più 20%. Ed inoltre, finché l'abilità è attiva, infligge il 50% dei danni aggiuntivi. L'ultima skill attiva è Richiamo degli Antichi con la runa Unione. Invoca l'aiuto in battaglia degli antichi barbari Talik, Korlik e Madak per 20 secondi. Ciascuno infligge il 270% dei danni dell'arma per attacco, oltre alle abilità aggiuntive. Talik impugna spada e scudo e utilizza turbine e balzo poderoso. Korlik impugna un'arma in asta e utilizza fendente e carica furiosa. Madak impugna due asce e utilizza lancio dell'arma e scossa sismica. Inoltre, il 50% dei danni sostenuti dal barbaro è ripartito equamente fra gli antichi. La meccanica del cooldown di 120 secondi delle ultime due abilità enunciate potrebbero sembrare ingestibili, ma grazie ai bonus offerti dal set del Re Immortale, di cui parleremo a breve, questo gap verrà ampiamente colmato. Le abilità passive che funzionerebbero alla perfezione con questa build sono 5. Nervi d'acciaio: quando si subiscono danni letali, riduce la vita al 15% per 3 secondi, riducendo i danni subiti del 95% e rende immuni a tutti gli effetti debilitanti. L'effetto può verificarsi una volta ogni 60 secondi. Furore aumenta dell'1% la forza per 8 secondi dopo aver ucciso o preso parte all'uccisione di un nemico. Questo effetto può sommarsi fino a 25 volte.
Superstizione riduce del 20% i danni non fisici subiti. Quando il barbaro subisce danni da attacchi a distanza o elementali, ha una probabilità di generare due furia. Crudeltà aumenta del 40% i danni inflitti a nemici con vita inferiore al 30%. E forza della disperazione. Quando la vita del barbaro scende sotto il 35%, le abilità hanno un costo in furia ridotto del 50%. La vita per furia consumata è raddoppiata e i danni subiti sono ridotti del 50%. Se foste in possesso di un amuleto del fuoco infernale con statistiche adeguate, una delle passive precedentemente elencate rappresenterebbe un roll soddisfacente, includendo fra le scelte idonee anche inclemenza, annulla la degenerazione della furia e il barbaro genera 2 furia ogni secondo. Veniamo ora al gear. Come detto in apertura, questa build sarà incentrata sul set Appello del Re Immortale. Ricordiamo celermente i bonus unici offerti dal completo, con 2 pezzi richiamo degli antichi dura fino alla morte degli alleati evocati. Con 4 pezzi riduce il recupero di collera del berserker e richiamo degli antichi di 3 secondi per ogni 10 punti di furia consumata con un attacco. Con 6 pezzi, quando sia collera del berserker sia richiamo degli antichi sono attive, i danni inflitti aumentano del 250%. Per soddisfare i parametri di questa build dovremo equipaggiare nello slot Elmo il Trionfo del Re Immortale, statistiche ottimali, forza, vitalità, proprietà di colpo critico e castone. Il pettorale Regno Eterno del Re Immortale, statistiche ottimali, forza, vitalità, 3 castoni, tutte le resistenze e come attributo secondario riduzione dei danni subiti dagli elite. I guanti ferri del Re Immortale, statistiche ottimali, forza, vitalità, probabilità di colpo critico e danni da colpo critico. I gambali statura del Re Immortale, statistiche ottimali forza, vitalità, 2 castoni e tutte le resistenze. La cintura vincolo tribale del Re Immortale, statistiche ottimali forza, vitalità, tutte le resistenze, percentuale di vita aumentata o vita per furia consumata. Gli stivali falcata del Re Immortale, statistiche ottimali forza, vitalità, tutte le resistenze e danni da scossa sismica aumentati. Il resto del gear sarà invece così suddiviso. Gli spallacci Furia degli Antichi, dotati dell'affisso unico, richiamo degli antichi, ottiene gli effetti della runa Furia degli Antichi, conferisce 4 furia quando uno degli antichi infligge danni. Statistiche ottimali, forza, vitalità, tutte le resistenze e vita aumentata. In alternativa potreste optare per danno degli antichi aumentato o riduzione costo risorse. I bracciali di forte braccio, i nemici respinti subiscono il 20-30% di danni aggiuntivi per 5 secondi dopo l'atterraggio. Statistiche ottimali, danni da freddo, forza, vitalità e probabilità di colpo critico. L'arma poderosa a 2 mani, Furia del Picco Svanito, dotata dell'affisso peculiare, riduce il costo di scossa sismica del 40-50%. Statistiche ottimali, forza, percentuali di danni aumentata, vita per furia spesa e castone. Abbiamo già citato l'amuleto del fuoco infernale come best in slot, purché rispetti i seguenti parametri: forza o danni da freddo, probabilità di colpo critico, danni da colpo critico e castone, ed una delle passive precedentemente elencate. In alternativa potreste optare per uno degli amuleti che garantiscono immunità elementali: il Caleidoscopio di Mara, il Talismano di Aranok, il Cameo della Contessa Giulia, l'amuleto xifiriano e la Stella di Azkarant. Superfluo dire che il set Bastione della Volontà composto dagli anelli Focus e Vincolo è a mani basse la miglior scelta per qualsiasi configurazione prettamente offensiva. Quando si colpisce un nemico con un attacco che genera risorse o un'abilità primaria infligge il 50% di danni aggiuntivi per 5 secondi. Quando si colpisce un nemico con un attacco che consuma risorse infligge il 50% di danni aggiuntivi per 5 secondi. Statistiche ottimali, forza, probabilità di colpo critico, danni da colpo critico e castone. Chiaramente, per tutti i pezzi citati, privi dell'affisso tutte le resistenze, sarebbe consigliabile, come statistica secondaria, la resistenza a un elemento. La disposizione delle gemme varia notevolmente a seconda dell'uso che intendete fare di questa build. Se voleste farmare varchi maggiori e relativamente bassi, vi comunico a titolo informativo che questo setup è capace di raggiungere con estrema facilità e senza gear totalmente ottimizzato il Grift 45. Potreste inserire un diamante nel castone dell'elmo, 3 rubini nel pettorale, 2 nei gambali ed uno smeraldo nel castone dell'arma per incrementare il danno da colpo critico. Se voleste invece mettervi alla prova e testare la vostra tenacia in varchi maggiori più impegnativi, vi basterà sostituire gradualmente i rubini nel pettorale e nei gambali con diamanti. Nel mio caso sono riuscito facilmente a raggiungere il varco maggiore 55 con 3 diamanti nel pettorale e 2 rubini nei castoni dei gambali. Le 3 gemme leggendarie selezionate per questa configurazione sono Rovina dei Prigionieri, aumenta di una percentuale variabile a seconda del livello i danni inflitti ai nemici colpiti da effetti debilitanti,
al grado 25 conferisce un'aura che riduce del 30% la velocità di movimento dei nemici entro 15 metri. Intensificatore del dolore, i colpi critici fanno sanguinare i nemici, infliggendo una percentuale variabile di danni dell'arma, di base 1200%, come danni fisici nell'arco di 3 secondi. Al grado 25 aumenta del 3% la velocità d'attacco per ogni nemico colpito da sanguinamento entro 20 metri. E Taiguk aumenta i danni dello 0,5% per 3 secondi dopo aver consumato la risorsa primaria. L'effetto può sommarsi più volte, maggiore il livello della gemma, più alto sarà il numero. Al grado 25 aumenta dello 0,5% l'armatura per ogni carica. In caso steste disputando la stagione 4, potreste sostituire Intensificatore del Dolore con la nuova gemma leggendaria Rovina degli Affranti. Ogni attacco contro un nemico aumenta i danni che subisce di una percentuale variabile a seconda del livello. Al grado 25 aumenta del 25% i danni inflitti ai boss e ai guardiani del barco. I poteri leggendari del cubo di Kanai che maggiormente sinergizzano con questa build sono i seguenti. Nello slot Armi Fornace aumenta del 50% i danni inflitti agli Elite. Nello slot Armatura i bracciali della distruzione sono un must have. Scossa sismica infligge il 400% di danni aggiuntivi ai primi 5 nemici colpiti. E per affrontare i varchi maggiori, nello slot Gioielli, unità. Tutti i danni subiti sono suddivisi fra chi indossa questo anello. Ricordatevi, ovviamente, di equipaggiare un esemplare sul seguace templare. Per Torment Farming o Grift di basso livello, raduno degli elementi aumenta del 200% i danni di un elemento per 4 secondi. L'equipaggiamento del Templare resta immutato, nonostante il cambio di classe rispetto alle build discusse in passato. Una reliquia leggendaria con l'affisso Immortalità al seguace, dotata dei seguenti affissi: danni da colpo critico, probabilità di parata e forza. La spada leggendaria Furia Tonante o la falce del macellaio, dotata della statistica Velocità d'attacco aumentata. L'amuleto S di Johan, lo scudo Gelo della Deviazione, statistiche ottimali, probabilità di parata aumentata. E due tra i seguenti anelli: unità, vera nuziale di Bulkatos, anello dell'Oculus, anello dei cubi bisbigli. Attributi consigliati, velocità d'attacco, riduzione dei tempi di recupero e danni agli Elite aumentati. In caso foste sprovvisti degli anelli poc'anzi indicati, potreste tentare con Guardia del Fato. L'affisso unico recita: i danni da fulmine hanno una probabilità del 25-35% di stordire i nemici per 1,5 secondi. Chiara sinergia con Furia Donante. Anche per oggi siamo giunti al termine. Se il video è di vostro gradimento vi invito a lasciare un like, del resto per voi è gratis ed è solamente un banale click, per me sarebbe una grande soddisfazione e un premio al mio lavoro. Iscrivetevi al canale per altre news, build strategie e sentitevi liberi di interagire nella sezione commenti sottostante. Grazie ancora per la visione e keep playing and be a gentleman!